Bentrovati, il mio nome è Felice Sgarra e sono lo chef patron del ristorante Umami di Andria. In questo caso oggi vi voglio presentare una ricetta che parla di pasta. Una pasta del pastificio, la pasta del maestro. Una pasta fatta senza glutine. E questo vi suonerà strano perché è una pasta fatta con farina di ceci. E in questo caso abbiamo una mezza casereccia con farina di ceci, ceci neri, patata di zapponeta, quindi una patata di sabbia, e delle cozze tarantine nere, delle acidità, di buccia di limone e di zenzero, un filo d'olio extravergine d'oliva, l'emblema proprio della città di Andria. Iniziamo con la ricetta con stufare le cozze nere. Quindi un filo d'olio extravergine d'oliva in pentola, le cozze immediatamente e subito, fuoco medio coperte. Un minuto di cottura e otterremo praticamente la schiusura della valva della bivalva della cozza e le andiamo a pulire. Quindi avremo solo il frutto netto e recuperiamo leggermente il liquido di cottura. Con la patata di zapponeta invece la dovremo soltanto cuocere in pentola con brodo vegetale per 30 minuti coperta. La peliamo e la schiacciamo leggermente con uno schiacciapatate e in questo caso la condiremo con un filo d'olio, ma lo vedremo dopo. Per quanto riguarda i ceci neri, ha bisogno di un ammollo di 48 ore, non più di una sola notte. Questi ceci vengono cotti estremamente solo con una bollitura, senza soffritti, senza nulla, con del brodo vegetale per circa 30-40 minuti. Dobbiamo fare attenzione a non girarli con dei mestoli, degli attrezzi in acciaio, bensì solo con un mestolo in un cucchiaio di legno. A questo punto poi, dopo la cottura, otterremo poi con una parte una crema e con il resto dei ceci li lasciamo interi, proprio che fa sì che notiamo poi quella sorta di croccantezza del legume stesso. Quindi una volta sviluppati i tre processi di cozze, patate e ceci, possiamo procedere con la cottura della pasta. La cuociamo in acqua bollente, leggermente salata, 7-8 minuti. Nel frattempo teniamo in caldo la crema di ceci neri, mentre cucina la pasta stessa. A cottura ultimata, scoliamo la pasta e la mettiamo in un'ulteriore pentola. A questo punto non ci resta che mantecare il tutto. Quindi nella pasta ci aggiungiamo la crema di ceci neri e i ceci neri stessi. Ci aggiungiamo in questo caso l'olio extravergine d'oliva, mantechiamo con una fogliolina di rosmarino e una fogliolina di salvia che andiamo ad aggiungere leggermente. Passiamo all'impiattamento. Mettiamo alla base un po' della nostra patata, un po' che rispecchia il nostro territorio e farà sì da collante per il tutto. Abbiamo una buccia di limone che ci andiamo a mettere a crudo, così abbiamo una persistenza di acidità alla base. Filo d'olio extravergine d'oliva e leggermente delle note di sale. A questo punto ci adagiamo la pasta e si possono vedere anche i tocchetti di ceci. Serviremo poi con le cozze e il suo liquido. Le usiamo alla fine in modo da far vedere il frutto netto della cozza. Come nota ultima, prima di arrivare all'olio extravergine d'oliva, ci aggiungiamo leggermente un po' di zenzero. Lo zenzero perché ha quella particolarità di acidità a differenza del limone che conferisce proprio al frutto di mare stesso e al legume stesso una maggiore digeribilità. Ci mettiamo la nota vegetale tra salvia e rosmarino. Finiamo con il nostro olio extravergine d'oliva e ci siamo. Il piatto è pronto. Buona degustazione, buon divertimento da Felice Sgarra.